1000 mi piace a questo video, andremo a shoppare 5000 gemme su Stumble Guys. E dopo questa intro molto accattivante vi do il benvenuto in questo nuovissimo gioco che sta spopolando sul web. L'ho voluto provare anch'io perché non l'ho mai provato, mi è venuta la curiosità di provarlo perché questo mino non solo è gratis ma è anche fighissimo. Lo andremo a provare insieme a voi, mi raccomando lasciate un pollicione in su se volete che andiamo a shoppare. E in alto a destra leggo premi gratis, signori. A noi le cose gratis piacciono e come. Quindi andiamo a cliccare e vediamo che cosa andiamo a vincere. Un giro gratis. Raga, vi dico, non so quello che vuol dire. Quindi lo faremo insieme. Ovviamente commentate qui sotto scrivendo se ho trovato una cosa che vale tanto, una roba rara, una roba incredibile. Oddio, non comune. Sembra figo, abbiamo trovato un gladiatore, ce lo teniamo. Comunque, direi di non perdere troppo tempo. Cliccare gioca perché voglio vedere come si gioca a questo Stumble Guys o chi per lui. Fatemi sapere anche se giocate a questo gioco, se vi piace e se vi diverte, perché secondo me potrebbe essere una valida alternativa agli altri giochi. Molto molto figo probabilmente. Andiamo a vedere che livello ci capita e buon divertimento. Oddio mio, che cos'è questa roba, regà? Corri verso l'arrivo. Ok, ci proviamo, signori. Ci proviamo. Quali siamo noi? Siamo Player Abercucub. Oddio, sono fortissimo, regà. Ve lo dico, sono il pro player di Stumble Guys. Oddio, il fango, regà. Ma siamo tipo scarsissimi. Però va bene. Siamo tra i primi. Devo dire che siamo tra i primi. Quindi qua giriamo qua. Ok, veloce, 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 veloce. No, non ce la faccio, vado di qua. Oh mio Dio, sono troppo intelligente. Raga, siamo secondi alla nostra primissima partita. E vi giuro, è la mia prima partita perché dopo lo vedrete. Non so minimamente come si gioca. Però giocando un po' a Fall Guys magari posso immaginare il gioco. Ok, dovremmo essere arrivati tra i primi, regà, se non dico cavolate. Cioè siamo arrivati, regà, siamo arrivati primi mi sa. Regà, siamo arrivati primi alla mia prima partita, non ci voglio credere. Signori, questa sì che è qualità, ci siamo qualificati prima e adesso a questo punto dritti verso il secondo livello. Siamo in un block dash non cadere, c'è scritto, io non cado. Cerchiamo di non cadere almeno e capiamo che cosa devo fare. Allora, loro passano tutti in mezzo e ci passo anch'io, raga. Sembra essere facile. Ok, sto iniziando a capire la difficoltà, ragazzi, adesso. Ho iniziato a capire dove... Madonna mia, mi ha salvato sto coso, raga. Ok, diciamo che è abbastanza difficile giocare. Credo che tra questi ci siano gente con skin rarissime o roba del genere. Perché... Boh, non le ho mai viste, quindi credo di sì. Non ci stiamo comportando affatto male, ragazzi. Anzi, siamo veramente ad un punto buono. Siamo quasi qualificati. Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Perché? Perché? Perché funziona così sta roba, raga? E che devo fare adesso? Qualificato! Qualificato al prossimo round! Sembra incredibile, ma è tutto vero, raga. Non vorrei dire stronzate, ma siamo in finale? Non lo so, raga, come funziona. Siamo rimasti in 8. Penso che sia la finale. Oh no, raga. Oh no, penso proprio che sia la finale. E a questo punto mi viene da pensare... Ah no, ok, ne eliminano solo uno. Non ci credo. Non ci credo, raga. Non so minimamente come si gioca. Quindi andremo... in giro per questa mappa saltellando tra i vari pezzi di miele. Oddio, no. Raga, sono caduto di 5. No, raga, sono una pippa clamorosa. Sono una pippa clamorosa, raga. Non so giocare a Stumble Guys, è ufficiale, non so giocare a Stumble Guys. L'ultimo eliminato, non ci credo. Mi stavo per qualificare, cioè stavo per vincere, raga. Sono arrivato secondo alla mia prima partita su Stumble Guys. Vi rendete conto che sfiga, ma che fortuna allo stesso tempo? Ci hanno dato delle cose che non so che cosa servono. Ci hanno dato una stella, ci hanno dato dell'XP e ci hanno dato 20 coppe. Noi ce le prendiamo. Ok, da quello che ho capito servono per un pass battaglia. Ok, che figata, raga, guardate. Ci sono delle skin casuali epiche, ok. È una figata clamorosa questo gioco in realtà. Ci sono dei pass battaglia. Oddio. Facciamo così, nel prossimo video oltre a shoppare andremo a prendere anche il pass battaglia. Quindi mi raccomando, forza con quel supporto se volete vedermi tirare fuori i soldi. Vi dico la verità, questo livello non lo conosco come non conoscevo gli altri. E sembra facile in realtà. Sembra che devo saltare su questi trampolini, fare una cosa del genere e continuare in avanti. Ok, senza problemi per adesso. Qua aspettiamo che passa questo coso e andiamo. Raga, siamo messi molto bene. In realtà sto capendo il gioco. Sono caduto, ok. La mia prima caduta
coda su Stumble Guys, ragazzi. Ci può stare. Ok, in questo momento penso di essere tra gli ultimi, raga. Non vorrei sbagliarmi, ma penso di essere veramente uno degli ultimi. Non so che cosa me lo stia facendo pensare, ma sì, penso di essere proprio tra gli ultimi. Qui dobbiamo aspettare e andare adesso. No, ma dai, ma mi prende sempre alla fine, raga. Questo gioco già lo so, raga, mi farà sclerare come i matti, veramente. Io vi giuro, non ho mai provato un gioco che mi stia dando così tanta rabbia dopo 5 minuti che lo sto giocando. Qui sembra essere un lavoro di intelligenza, in realtà, quindi su questo non abbiamo problemi. E siamo qualificati, raga, attenzione, siamo qualificati. Se riuscissimo a vincere la nostra prima partita di Stumble Guys al primo video sarebbe veramente, veramente epico. Adesso però credo che dobbiamo segnare, raga. Dobbiamo segnare e giocare a calcio, ma penso che sarà difficilissimo. Ok, proviamo a fare un gol. Mi viene da pensare, proviamoci, ok. Ci sono quasi, siamo molto vicini a fare gol. Vai, passatemelo. Oddio, raga, abbiamo segnato quasi. Dai. Oddio, no, ho preso palo! Raga, non ci voglio credere, ho preso palo pieno. Ok, la palla sta schizzando in aria. No, questa non è una cosa buona. Questa non è una cosa buona, ma c'è un'altra palla lì. Quindi io mi concentro su questa perché posso segnare. Posso segnare, ragazzi. Voglio fare un gol, questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo, fare un gol. Oddio, ci sono molto quasi in realtà. Ok, andiamo. Devo prendere palla e... No, paratela, ok, la parano quelli, la parerà qualcuno, quella io devo segnare, questo è il mio obiettivo di oggi, oddio, se me la passa... No, l'ho parata involontariamente, oddio, vai, ho segnato per forza, guardate la palla dove va. No, non ho segnato in realtà. Vado adesso, no, raga, ma sono una pippa. Oddio, e questo è un gol mio. Me lo prendo di cattiveria questo gol, raga. Vado a salvare anche la palla in difesa, mamma mia. Mi sento veramente un calciatore in questo momento, ragazzi. Voglio segnare un altro gol. Oddio, no, devo parare invece adesso. Comunque è molto divertente come gioco, raga. Fatemi sapere se vi piace. Oddio, guardate che gol che ho appena fatto. No, non è entrata. Sì, è entrata. Gol per noi, 5-0 e stiamo dominando. Ma che stanno facendo qua? Le torri di palle, non lo so. Però abbiamo vinto anche questo round e siamo in finale. Siamo in finale per la seconda partita di fila. E se questa finale non la vinco io impazzisco, raga. Questa finale va vinta a tutti i costi. Costi quel che costi. Allora non so minimamente che devo fare in questo posto. Non so che devo fare, raga. Aiutatemi, qualcuno mi aiuti. Raga, vi giuro, non ho la minima idea di quello che sto per fare. Abbiamo iniziato la finale e non sto capendo nulla. Vedo solo gente che cade nelle pozze, nel vuoto. C'è una nave dei pirati che fa esplodere delle cose, raga. Ok, siamo in una situazione un po' traballante, devo dire la verità, raga. Siamo in una bruttissima situazione, ma potremmo vincere addirittura la nostra prima partita perché lì sono rimasti in tre. Se arriva una bomba da loro, li fa cadere tutti, ho vinto. Mettiamola così, raga. Mettiamola da questo punto di vista. No, me ne hanno tirate troppe qua, eh. Ok, siamo vivi. Potremmo vincere, raga. Siamo 1v1. 1v1 contro il clown, contro il pagliaccio. Sei un pupazzo. Muori, per favore. Raga, sparategli. Qualcuno gli spari. Oddio, ho vinto. Credo, ho vinto, raga. Ho vinto la mia prima partita su Stumble Guys. Chiamatemi il king di questo gioco, per favore. Voglio la nomina come king ufficiale di Stumble Guys. Vittoria al mio primo video, alla mia seconda partita. Quindi adesso abbiamo vinto 30 coppe, 35 stelle e una corona. Abbiamo sbloccato anche una skin casuale dal pass battaglia. Ce l'andiamo a prendere, raga. Vediamo che cosa ci capita. Magari una skin leggendaria. Oddio, skin epica, raga. Ma che culo abbiamo avuto. Zitti tutti, abbiamo avuto un culo incredibile in realtà, raga. Vi devo dire la verità. Non mi aspettavo di trovare questa skin epica. Ma concludiamo così il video. La nostra prima partita su Stumble Guys è andata in una seconda posizione. La seconda partita abbiamo vinto. Mi raccomando, non vi resta che lasciare un like per farmi shoppare, per prendere il pass battaglia. E a questo punto vi direi che ci vediamo in un prossimo video di Stumble Guys, di Fall Guys, di quello che volete. Mi raccomando però, massimo supporto. Ci vediamo domani e ciao ciao.